Amici sportivi di Futsal TV, benvenuti qua al Pala 200 di Settimo Torinese per la 17esima giornata di Serie A New Energy Futsal. Siamo qui per vedere la partita che vedrà la L84 affrontare l'Olympus Roma. È iniziata la partita. Tuli tenta di metterla in mezzo per la prima rete della stagione con la L84 del neo arrivato Paletto, che si presenta subito così ai suoi. 1-0 per la L84, gol di Paletto. Tra europei e Covid non ha potuto giocare, non ha potuto mantenere la condizione di forma. Adesso Edu Diaz può andare al tiro, preferisce servire Alan Patrick, mette a segno il 2-0 con un ottimo tiro ma anche un ottimo assist da Edu Diaz. Diaz appoggio per Podda che da fuori area e anche con una deviazione la mette dentro, segnando il suo primo gol stagionale, anche perché il primo che ha segnato qua in questo campo gli è stato revocato. 3-0 il parziale, gol di Michele Podda. Lancio lungo per Cabeza che di testa serve Iosico, che dopo un primo controllo sbagliato fa sedere l'estremo difensore Ducci e poi mette a segno la rete del 4-0. Ultimi 4 secondi della partita con l'Olympus Roma che ha sprecato anche la rimessa in gioco, ma l'L84 attende solo il suono della sirena. Fischia all'inizio il direttore di gara. Caio Junior appoggia proprio a Dimas e va Pedro Siqueira a cercare la rete di Pedro Siqueira. 5-0 il parziale ed è la seconda rete quest'anno così dalla propria porta, rete difficilissima. Ha lasciato, ha consegnato la maglia del portiere di movimento proprio al capitano con la rete di Lucas Siqueira. Che bella questa rete, che bella questa azione. Sempre Schinna per Mateus, palla in mezzo, Siqueira riesce a trovare la doppietta personale, Lucas Siqueira. 7-0 il parziale. Con le dirette concorrenti, con le dirette avversarie per la salvezza, adesso Caio Junior riesce un ottimo controllo e poi in scivolata arriva l'autogol di Siqueira. Podda in pressing, Caio Junior contro Alan Patrick, Caio Junior va a mettere la rete del 7-2, bellissima la rete. Dice ai suoi di gestire ormai questa palla per l'ultimo secondo, non si gioca più, suona la sirena qua al Pala 200 di Settimo Torinese con un risultato netto di 7-2. La L84 ha risposto presente alla prima partita di questo 2022.